Buonasera, purtroppo una tragedia ha funestato una giornata di sport. Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato mentre andava allo stadio per assistere a Genova-Milan. Uno scontro tra opposte tifoserie, dicono le cronache. Il bilancio parla di decine di feriti, di cui uno anche molto grave. Però una cosa è certa, il calcio italiano con i suoi media, i suoi soldi, il suo grande seguito non si può più permettere di annoverare un altro morto in classifica. Occorrono una vera politica di prevenzione e soprattutto un'altra cultura sportiva. La partita Genoa-Milan è stata sospesa per lutto. Per addentrarci adesso in cronaca, colleghiamoci subito con lo stadio di Genova, dove c'è il nostro inviato Jacopo Volpi, che ha vissuto veramente di persona tutti questi avvenimenti. Allora a te, Jacopo. Eccoci qua Giampiero, cerchiamo intanto di ricostruire rapidamente quello che è successo. Siamo qui in compagnia del direttore generale Casasco, a cui adesso cederemo la parola, direttore generale del Genoa naturalmente. Tre quarti d'ora prima dell'inizio dell'incontro c'è stato questo tifoso accoltellato. Il tifoso è morto, il tifoso del Genoa, e pare che l'aggressore, il tifoso pseudo, chiamiamolo così, milanista, non avesse nessun distintivo, nessun segno di riconoscimento, nessuna sciarpa rossonera, nessuna bandiera e via dicendo. Questo è importante perché si tratterebbe proprio di un vero e proprio omicidio premeditato. Ecco, poi dopo c'è un'altra notizia che non è ancora ufficiale, che ci sarebbe un secondo tifoso morto, però non abbiamo ancora l'ufficialità, quindi ci muoviamo con massima cautela, però ci hanno ricordato che c'è anche un secondo tifoso ricoverato che dovrebbe essere morto pochi minuti fa. Adesso col direttore generale del Genoa Casasco, che ringraziamo di essere venuto qua perché è veramente una bruttissima giornata per tutto il calcio nazionale, cerchiamo di capire che cosa è successo in campo. La partita è stata sospesa per lutto cittadino, cioè per lutto delle due squadre. Sì, è una decisione delle due società. Il presidente Spinelli e l'amministratore delegato del Milan Galliani, insieme a tutti i giocatori, si sono assunti la responsabilità di interrompere questa gara al di là di ogni motivo di ordine pubblico. Era un segnale necessario, forte, di sentire di uomini, al di là dei regolamenti, ripeto, come coscienza nostra di uomini, staccare quelle che sono i regolamenti da quella che è lo sport, da quelle che sono le tragedie che colpiscono questo mondo. Noi non ci sentiamo più insieme ai giocatori di fare calcio in questo modo e volevamo dire a tutti che è ora di finirla. Era l'unico modo per dare questa testimonianza, l'unica forte che potevamo fare, era interrompere la partita. Ecco, intanto il regista De Pasquale, che ringraziamo insieme a tutta la squadra esterna 2 di Milano, che stanno continuando a lavorare e lavoreranno ancora per i prossimi collegamenti, ci stanno mostrando le immagini di quello che è successo all'inizio del secondo tempo. Praticamente è stata la gradinata nord che ha detto basta con questo calcio, questa partita non si deve più giocare. Poi naturalmente c'è stata una violenza cieca, una violenza anche un po' assurda, e purtroppo spesso e volentieri a violenza risponde violenza. Rossi non si è potuto avvicinare neanche alla sua porta, però noi ricordiamo ancora ci sono stati poi tantissimi incidenti. Anche adesso che siamo dentro lo stadio la situazione è un pochino più sotto controllo, ma ancora abbastanza grave. Queste immagini già vi spiegano tutto, già vi spiegano quello che è successo fuori dallo stadio. Adesso le forze dell'ordine sono riuscite a far spostare un pochino la guerriglia, però ci sono due strade strette per uscire dallo stadio di Marassi, e quindi ecco, questo è il piazzale. Adesso la guerriglia si è spostata, la polizia ha dovuto fare uso molto spesso di bombe lacrimogene per cercare di allentare un pochino la tensione, per allentare naturalmente il peso dei tifosi del Genoa che stavano aspettando i tifosi del Milan, che sono ancora qui dentro lo stadio, che forse ancora per molte ore non riusciranno a muoversi. Sono nella parte estrema, nella gradinata, sono in una vera e propria gabbia, e questo era già un segnale negativo, ma purtroppo era un segnale di sicurezza che aveva preso la società, cioè mettere i tifosi ospite in una parte estrema della tribuna ben guardati dalle forze dell'ordine. Naturalmente la città è praticamente paralizzata, quest'altra notizia non ufficiale. Ecco, questo è il momento in cui il questore, il prefetto, il direttore generale Casasco, che è qui con noi, Franco Baresi, capitano del Milan, Torrente, capitano del Genoa, hanno detto basta. Cioè la cosa importante in questa giornata tragica è che la partita è stata sospesa per volontà delle due squadre. Poi il prefetto e il questore si sono complimentati con le due squadre e hanno sottoscritto che la partita veniva anche interrotta per motivi di ordine pubblico. Naturalmente non ci interessa sapere né a noi né al Genoa
sapere che cosa succederà, quando verrà rigiocata e cosa accadrà, questo è l'ultimo problema. C'è purtroppo questo triste problema che forse, probabilmente, anzi quasi certamente, c'è una seconda persona morta. E poi Maurizio Casasco, vuole sapere se al di là della retorica, in questo momento da uomo di calcio, che altro possiamo dire? Che siamo un po' disgustati e molto amareggiati. E viene voglia di smettere, perché la prima sensazione è che viene voglia di smettere di non fare sport, la seconda invece da uomo di sport è quella di combattere questo sistema, un sistema perverso che io credo oggi ha toccato il fondo. La tragedia è il pensare, ripeto, al di là di ogni retorica, che ci sono dei genitori con un figlio di 15 anni che è venuto allo stadio e speriamo non il secondo, ma si sono trovati coinvolti in un'avventura di morte. Noi come uomini di sport ci ribelliamo, oggi non abbiamo giocato, abbiamo detto basta e vogliamo continuare a fare sport, ma fare sport in stadi civili, se no non ha senso. Ecco, il calcio si ferma, questa partita si è fermata perché il calcio non ne può più di questi atti di violenza. Io volevo concludere ringraziando, mi sono interrotto prima per raccontarvi poi i fatti di cronaca, per raccontarvi le immagini, ringraziando i ragazzi, i signori, gli uomini maturi della squadra esterna 2 di Milano, il regista Enzo De Pasquale, tutti hanno contribuito per continuare questi collegamenti in diretta. Un nostro collega è stato anche leggermente ferito, sta continuando comunque a lavorare, stiamo cercando di continuare a darvi l'informazione, continueremo nelle prossime edizioni dei vari telegiornali, però la cosa importante in questa giornata di tragedia è che il calcio per una volta ha avuto il coraggio di fermarsi. Due capitani, d'accordo con le società, hanno detto basta, a queste condizioni non si gioca più. A te Giampiero. Grazie Jacopo, grazie a Casasco, parole vere, parole di sportivo, ma anche parole di uomo di una società che evidentemente deve prendere i suoi rimedi. Del padre di Vincenzo Spagnolo, il ragazzo ucciso, è entrato al pronto soccorso, quando gli hanno detto cos'era successo, ha ripetuto per 2 ore consecutive, non si può morire a 24 anni per una partita di calcio. Vincenzo è stato ferito da alcune coltellate all'addome. Alle 13.50 è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di San Martino di Genova. È stato immediatamente portato in sala operatoria. Inutili tutti i tentativi. La morte è stata causata da una ferita da taglio alla regione pericardiale. Questo dice il comunicato sanitario. Ma mentre i medici tentavano di salvare Vincenzo, al pronto soccorso di San Martino era un susseguirsi di ambulanze che arrivavano. Una decina i feriti a questo momento. Solo uno è grave ed è stato ricoverato. Si tratta di Massimiliano Maggi, 18 anni, di Tortona. Ha un trauma cranico e una frattura del setto nasale. Non abbiamo nessuna conferma ufficiale sul secondo morto. Le condizioni di Massimiliano Maggi erano stazionarie, non gravissime. Contemporaneamente, fuori dallo stadio, continuavano i tafferugli. Qualcuno ha dato la notizia allo stadio di Marassi e al pronto soccorso è stato un susseguirsi degli amici di chi, come Vincenzo Spagnolo, era un tifoso del Genoa. Tanti ragazzi che piangevano dentro il pronto soccorso del San Martino. Grazie Lava, dunque se hai notizie ulteriori ci sarà un minuto di raccoglimento in segno di lutto per la morte del tifoso accoltellato a Genova, lo ha confermato il presidente Matarrese. Cremonese Parma 1-1, a Foggia Roma batte Foggia 1-0, Genova Milan sospesa per lutto, Inter Torino 2-1, Juventus Brescia 2-1, a Roma Bari batte Lazio 2-1, a Padova Sampdoria batte Padova 4-1, a Reggio Emilia Napoli batte Reggiana 2-1, Ancona Salernitana 1-1, Verona Cesena 1-0, a Carpi Bologna batte Carpi 2-0, a Siracusa Trapani batte Siracusa 1-0, Lazio Roma 31, Sampdoria Milan 28, Fiorentina 27, Bari 26, Inter Foggia 24, Torino 23, Cagliari 22, Napoli 21, Cremonese 18, Genova e Padova 17, Reggiana 12, Brescia 9. Genova manza poderosamente il centravanti del Bari, 11 reti signori, 10 gol segnati da Balbo e da Vialli. Tra i tifosi l'Inter allontana incubi di classifica battendo il Torino per 2-1. Partita non brillante, legata a singoli episodi, punizione di Sosa parata. Spunto di Silenzi che non sorprende però Pagliuca. Gioco approssimativo dalle due parti, qualche pallone però invitante come questo sul piede di Rizzitelli, esterno della rete. Pericoloso al solito Sosa, raso terra che finisce sul fondo dopo aver sfiorato il palo. Inter in vantaggio all'inizio della ripresa, segna Jonk con tiro sotto l'incrocio dei pali, 1-0 al quinto minuto, niente da fare per Pastina. Subito dopo cartellino giallo per Del Vecchio, fallo evidente sul portiere.
Con Osio in campo al posto di Anglomà, il Torino tenta la rimonta portando all'arme nella difesa nerazzurra. Bianchi rimedia inserendo Antonio Paganini al posto di Sosa. Poco oltre la mezz'ora i Granata pareggiano, Silenzi infila l'angolo su cross di Maltagliati, 1-1. Anche qui nessuna colpa per il portiere. Il Torino insiste, Pagliuca salva il risultato deviando in angolo su Rizzitelli. Ad un minuto dal 90° scontro fra Pastina in uscita e Bergkamp, Collina assegna il calcio di rigore. Orladini segna il gol della vittoria, 2-1 per l'Inter, un buon risultato come premessa alle trattative in corso per il passaggio di proprietà. Così gravi che non c'è un termine per poterlo descrivere, è meglio che ognuno di noi faccia un esame di coscienza e forse è meglio chiudere con il calcio se il calcio è questo. Così noi ritorneremo a fare alle nostre origini, che saranno quelle di un operaio oppure di qualche cosa di diverso, voi parlerete di altro. Ci saranno meno processi, non dico, non è indirizzato nessun processo per l'amor di Dio, ma ci saranno e questi cosiddetti tifosi avranno degli altri sfoghi, perché di fronte a queste cose così gravi, di fronte alla vita umana, questo per un gioco del calcio non c'è nessun commento da fare. Impegno ma poco a concretezza e ha pagato gli errori difensivi, eppure erano partiti bene i bianco-azzurri. Pericolosi già al primo minuto con lo scambio Rambau di Fuser e tiro di quest'ultimo che sfiora il palo. Al settimo punizione ancora di Fuser che esce di pochissimo. All'ottavo bella iniziativa del giovane Nesta, plastica la risposta di Fontana in uscita sul cross. La Lazio però a questo punto si placa e il Bari si fa pericoloso al 19° con la punizione di Tovalieri che impegna Marcheggiani. È il campanello d'allarme che prelude al gol che viene al 28° sul cross di Gautieri. Tovalieri, pur da posizione difficile, si coordina benissimo e batte Marcheggiani con un perfetto diagonale di sinistro al volo. La reazione della Lazio si concretizza in questa iniziativa di Signori. Fontana è bravissimo ad opporsi. Al 35° proteste bianco-azzurre per questo intervento in area di Manighetti sul Cravero. L'arbitro Borriello non concede il rigore. E non lo concede neanche un minuto dopo, quando in aria c'è un contatto tra Rambaudi e un difensore. L'arbitro ammonisce giustamente Rambaudi per simulazione. La ripresa si apre con una mischia in aria del Bari. Dopo il colpo di testa di Boxic, Annoni si aggiusta probabilmente la palla con la mano prima di rinviare. Borriello non interviene. E al 13° arriva il 2-0, pasticcio della difesa della Lazio che non riesce a liberare e poi sbaglia ad attuare il fuorigioco. Una manna per l'implacabile Tovalieri che firma così il 13° gol in campionato. La Lazio tenta di reagire, Boxic di testa per Casiraghi, subentrato a Favalli, Fontana controlla. Al 25° ancora Tovalieri protagonista, la lunga fuga del vice capocannoniere del campionato si conclude però con un tiro troppo debole. Negli ultimi minuti è un assedio della Lazio, al 32° sul cross di Fuser dalla destra Cravero mette alto. Al 34° assist di Nesta per Signori che azzecca la battuta al volo ma non trova lo specchio della porta. Al 38° ancora Signori protagonista, il cross è per Boxic che di testa, vedremo, mette alto. Il gol arriva in pieno recupero sul cross di Fuser dalla destra. Signori arriva a mettere in rete quando però è troppo tardi per recuperare il risultato. Dunque la sconfitta e riprende il cammino. Tutti e tre i gol segnati, appunto, come dicevi tu Giampiero, su calcio piazzato. Il risultato si sblocca al 10°. C'è un contrasto Carrera-Sabau in area. Rigore a favore del Brescia e siamo all'11° minuto del primo tempo. Corini lo trasforma. Ospiti dunque in vantaggio per 1-0 dopo 11 minuti. Comincia la reazione della Juventus, qui Del Piero su punizione, palla in area, Kohler va a terra, i bianconeri invocano a loro volta il rigore, ma l'arbitro è inflessibile. Al 35° arriva il pareggio, punizione per la Juventus, batte Del Piero, pallone in rete, parità, 1-1. Insiste la Juventus nella sua reazione, Ravanelli, Vialli, alto. Con le immagini di Giorgio Mensi montate da Alessandro Morbidelli passiamo al secondo tempo. Un'altra punizione, Ravanelli e Ballotta che respinge. E poi bianconeri in attacco con Sousa, da questi a Carrera, devia in angolo molto bene Ballotta, come vedete. Poi c'è un'azione del Brescia, fa tutto Nappi che si libera di Carrera, tira, c'è la deviazione in angolo di Peruzzi. Ritornano all'attacco i bianconeri, Conte, Vialli, Conte e Ballotta che respinge.
Poi si fa vivo Marocchi, entrato in campo, deviazione della difesa, Del Piero respinge Ballotta, poi Adani manda in angolo. Succede qualcosa di simile poco dopo, Jarni, Baronchelli, Ballotta non trattiene, testa di Tacchinardi e Adani che ancora salva in corner. 44esimo, un cross di Del Piero, Adani ostacola Ravanelli, il rigore questa volta è davvero per i bianconeri. Siamo al 44esimo della ripresa e Vialli si incarica di trasformarlo. Questa volta Ballotta non fa il miracolo. 2-1 per la Juventus, predominio territoriale e pressione continua. Beh, non possiamo tapparci le orecchie e metterci le fette di salame sugli occhi, perché anche noi, anche il nostro rendimento, anche la partita va un po' al di là di quello che è soltanto quello che succede sul campo. Quindi conta molto anche il contorno, e quando il contorno è così brutto, così negativo e così drammatico e si trasforma in tragedia, anche a noi passa la voglia di giocare. È giusto smetterla e aspettare tempi migliori. Secondi, la Roma ha risolto la partita, Balbo ruba palla a Nicoli, si invola verso l'area avversaria, lo stesso Nicoli lo rincorre e lo mette giù. Punizione, si incarica del tiro Balbo, gran conclusione di interno collopiede e palla all'incrocio dei pali, è il decimo gol di Balbo in campionato. Replica il Foggia, iniziativa di Bresciani che calcia sul fondo. Ancora il Foggia, colpo di tacco di Mandelli per Bresciani che si inserisce bene nell'azione ma calcia oltre la traversa, si dispera Bresciani. La Roma sempre con Balbo, punizione di esterno destro e Mancini si salva in calcio d'angolo. Allunga Carboni che viene steso da Bucaro e Bucaro viene espulso al 40esimo del primo tempo per somma di ammonizioni, era stato precedentemente ammonito. Ancora una punizione di Balbo e così si chiude il primo tempo. Nella ripresa sempre Balbo in evidenza, mette al centro, Moriero cerca di coordinarsi ma non calcia bene. Sempre Balbo, gran tiro dalla distanza neutralizzato da Mancini. La Roma usufruisce di ampi spazi in contropiede, Moriero al centro, Statuto arriva con un attimo di ritardo. Ancora Moriero cerca il pallonetto ma calibra male. Il Foggia si fa vedere, traversone di De Vincenzo, Capellini di testa, Cervone anticipa Mandelli. Carboni sulla sinistra e Mancini devia sul palo esterno. Piacentini commette fallo su Mandelli, a 10 minuti dal termine viene espulso per somma di ammonizioni. La Roma rimane in 10 uomini ma resiste bene agli attacchi del Foggia e ancora Moriero che va vicinissimo al raddoppio. Dunque chiudere anche col calcio, così poi in Italia ci resta così poco, non lo so, veramente quando succede questo veramente toglie quell'entusiasmo, quella voglia di vittoria, di divertimento, tra virgolette, di quello che offre il calcio. Pensare a queste terribili tragedie, pensare ai genitori di questo ragazzo, penso che sia da impazzire veramente. Non c'è stato il pareggio per questa partita, pare il verdetto più giusto. L'allenatore Scala, squalificato Asprilli, ha inserito Branca al suo posto mantenendo la formazione vincente contro il Napoli. La Cremonese ha schierato il tridente d'attacco Pirri, Chiesa, Tentoni, ma è stata soprattutto la difesa a imbrigliare il Parma. Poche le azioni degne di nota. Nel primo tempo al 24esimo cross di Di Chiara per la testa di Dino Baggio e bravo Turci a parare. La Cremonese tenta incursioni sotto la porta avversaria giocando in contropiede, ma in questo caso al 27esimo Gian De Biagio è poco lucido sul tiro decisivo. Con Zola marcatissimo le possibilità di concludere a rete vengono affidate a Branca, oggi poco ispirato. Il primo tempo si chiude con le proteste del Parma per questo atterramento di Branca ad opera di Gualco, Amendolia però non concede il rigore. La ripresa parte all'insegna del Parma, ma dopo due minuti infatti viene atterrato Minotti da Verdelli. Questa volta Amendolia non ha esitazioni ed è rigore. Non ha esitazioni neanche Zola, che si incarica di trasformare il penalty ed è l'1-0 per il Parma. Al settimo minuto anche la Cremonese protesta per questo atterramento di Pirri ad opera di Couto. Amendolia non concede il rigore e piovono oggetti da tutte le parti del campo. Ma il pareggio arriva lo stesso al 24esimo per questo fallo di Minotti su Pirri. L'arbitro concede la punizione e alla battuta c'è Chiesa che prima coglie il palo e poi rimbalzo beffa Galli ed è l'1-1. Al 32esimo Zola offre una buona palla a Branca
che salta di testa, ma Turci è bravo a parare. Finisce qui la cronaca di questa partita. Abbiamo detto che il massimo di una Reggiana oggi davvero pasticciona, eppure era partita abbastanza bene. Qui vediamo proprio in avvio di partito un inserimento di Simutenkov, che però arriva stanco al tiro, facile la parata per taglia la tela. Vediamo in attacco ora il Napoli, il cross è di Carbone e Gregucci questa volta riesce a chiudere mettendo in calcio d'angolo. Olisè per la Reggiana cerca il tiro da lontano, lo trova ma è bravo, taglia la tela a parare. Qui siamo sempre nella prima parte della gara e Padovano offre a Simutenkov, che vedete da una posizione estremamente favorevole, sbaglia questa prima grande occasione. Il colpo di testa è di Rinconi, il cross era stato di Carbone, facile per Antonioli. E siamo al gol, al 37esimo Rincon spedisce in rete questo traversone di Bordin. Un indomabile Padovano, vedete, recupera una palla persa da Simutenkov, che oggi proprio non è in giornata, la Reggiana manca così il pareggio. E vediamo una ripresa al 20esimo. Cruz, dopo una finta di Carbone che vedete evidentemente ha ingannato Antonioli, spedisce dentro e Antonioli proprio non ci arriva, rivediamo al rallenti ed è il 2-0 per il Napoli. Si va a tempo scaduto quando Gregucci colpisce questa traversa, poi Zanutta sa controllare e spedisce dentro, è il 2-1. Ci sarebbe anche l'occasione del pareggio per la Reggiana al secondo minuto del tempo supplementare, anzi del recupero. Infatti nel vocabolario per commentare una simile situazione, purtroppo si piange sempre dopo e il calcio ci porta a dimenticare presto anche fatti lontani che sono sempre a testimonianza di quanto il calcio sia pericoloso se inteso in una certa maniera. Per gli infortunati Ferri e Gullit e fin dai primi minuti si capisce che sarà una partita a senso unico. Già al terzo Samp vicino al gol, angolo di Evani, il colpo di testa di Vierkwood finisce sulla traversa. Al decimo si vede il Padova, ma la conclusione di Crick è alta di un soffio. Al 14esimo la rete del vantaggio blu cerchiato. Colpo di tacco di Mancini, smarca Pla, che con un preciso rasoterra batte Bonaiutti, 1-0 per la Santa. Giusta soddisfazione. Dopo 3 minuti Mancini è ancora protagonista. Bello il diagonale, ma Bonaiutti in questo caso si salva. Al 23esimo gol annullato alla Samp, Gullit per Plath che con un abile colpo di tacco realizza, ma per Nicchi su segnalazione del guardaline Plath era in fuorigioco. Allo scadere del primo tempo il Padova potrebbe pareggiare, scambio in velocità Maniero Longhi Vlaovic, Zenga chiude con bravura. Nel secondo tempo Padova ancora in affanno, al terzo minuto la rete del raddoppio blu cerchiato, Mancini inventa, arriva Maspero, sinistro, Bonaiutti non riesce a intercettare, 2-0. La difesa della Samp, lo vedremo fra qualche istante, si concede qualche distrazione di troppo, ma il Padova non sa approfittarne. La rovesciata di Maniero viene neutralizzata anche con un po' di fortuna da Zenga. E al 23esimo la Sampdoria dilaga, Evani per Gullit, assist preciso per Mancini che di interno destro realizza il 3-0. Sandreani cerca di scuotere la squadra, inserisce Galderisi, ma la situazione non cambia. Al 30esimo infatti la Samp va ancora in gol, Maspero serve Jugovic che con un gran destro dal limite dell'area batte ancora Bonaiutti, 4-0. E a 3 minuti dal termine colpo di coda del Padova che realizza la rete del 4-1. Angolo di Crick, arriva di testa Zattarin che supera Zenga. Giustificata la soddisfazione di Zattarin, classe 74, il più giovane oggi in campo. E brutta sconfitta per il Padova che vede ulteriormente...